passaggio da impossibile a possibile l'abbiamo imparato penso un po' tutti attraverso lo sport e dopo, principalmente quando affronti la malattia, quando affronti l'incidente e tutto quanto, che all'inizio non puoi fare niente, poi però inizi a fare tutto. Ed è bello quando inizi a riuscire a fare le cose che ti piacciono, quando riesci ad avere quello lo sport, ti alleni tanto per poi avere dei risultati, quindi quando i risultati arrivano sei felicissimo. Poi spesso non arrivano, però vabbè, ti impegni e alla fine riesci a fare tutto. E ovviamente tutto quanto grazie alla squadra che abbiamo, grazie anche alla polizia che ci aiuta ad allenarci e tutto quanto. Quindi no, direi che siamo anche delle persone abbastanza fortunate, perché se siamo qua è perché c'è qualcuno che crede in noi, che crede anche i nostri allenatori, credono che se ci hanno convocati vuol dire che stanno lavorando su di noi, magari stanno puntando su di noi per arrivare a un'Olimpiade per poi rappresentare un po' tutta l'Italia, quindi rappresenteremo un po' tutti voi se ci si arriva. E quindi sarà bello e noi ci divertiamo così. Livorno mi piace, vengo ogni tanto, questa è stata fatta anche un po' di vacanza e poi carina, mi piace, mi hai fatto fare un giro ovunque, anche a Shanghai, anche in Corea. E ho proprio vissuto tutta l'anima Livorno.